proseguendo con Silvio Rigatti, una, Unione Albergatori del Trentino. Allora, la domanda che mi sono preparato è se la politica turistica nel Garda Trentino va migliorata e cosa si può fare per migliorarla. Il Garda Trentino, insomma, è stato detto prima, è una delle belle località del Trentino. Insomma, in questo ventennio tanto è stato fatto e credo anche è stato fatto anche bene. E quindi lo si deve anche dire grazie a chi ha amministrato e chi amministra quotidianamente appunto la politica turistica, i comuni e via dicendo. Dopodiché di certo si può migliorare. Il turismo, come diceva Gallieni, è cambiato radicalmente nell'ultimo quinquennio. Completamente cambiato, i buyer sono chi compra, prima avevamo i tour operator che facevano il turismo, adesso l'online, lo sapete tutti, insomma, fa la padrone su qualsiasi tipo di mercato appunto. Di conseguenza forse è giunto il momento di interrogarsi se le cose che facciamo da 20 anni vale la pena continuare a farle, o forse se è arrivato il momento di cambiare strada. Personalmente dividerei in due grossi macro gruppi il turismo della località. Uno è il prodotto turistico, l'hardware, che quello è quello che il turista vive durante la vacanza, e quello per me è quello che bisogna porre maggiore attenzione, maggiore investimento. Un turista contento è quello che poi parlerà bene di noi, è quella la promozione turistica. Io vedo che se noi facessimo uscire dai nostri alberghi, dai nostri negozi, dalle nostre strutture un turista entusiasta di aver passato del tempo e aver speso dei soldi da noi, sarebbe la miglior cosa che possiamo fare, perché sicuramente parla con la propria cerchia di persone, e questa è la migliore promozione che possiamo fare. E poi l'altro grande macro area è quella degli eventi, dei servizi per il turismo, e lì in Garda, Garda Trentino Spa, dir si voglia, dedica tantissime delle proprie energie, e vi garantisco che vedendola dall'interno lavorano tantissimo e fanno un lavoro veramente importante. Forse però bisognerebbe un po' fermarsi e capire se ne vale veramente la pena continuare nel fare certe cose, o se forse guardando un po' oltre. In Italia e in Europa abbiamo delle agenzie, delle associazioni, degli specialisti che fanno eventi, che fanno servizi turistici, che magari dedicando loro visibilità, attenzione, spazi, possono fare per noi un grande contenitore di pernottamenti. Porto l'esempio del Bike Festival, nato 25 anni fa grazie alla lungimiranza di amministratori che avevamo sul territorio, però ancora oggi chi amministra, chi promoziona, chi organizza è una casa editrice tedesca. È vero che senza la nostra logistica, senza il nostro volontariato del Trentino non si farebbe nulla, ma è vero che tutta la promozione, tutta l'organizzazione viene fatta da un'agenzia specializzata. E allora il brand del Garda Trentino, quanti potrebbe averne di queste agenzie che lavorano per noi e fanno un indotto così importante? Quanti sponsor di alto livello, penso al mondo dello sport, penso al mondo dei motori, potrebbero associarsi con noi per creare un co-marketing importante? Queste credo siano lo sviluppo da poter implementare all'interno della nostra politica turistica. Dopodiché, insomma, il prodotto turistico, lo sappiamo, va fatto concordandolo con i comuni che sempre a livello provinciale hanno meno entrate, lo sappiamo. Possono però, grazie anche alla tassa sul turismo, riuscire ad avere delle risorse per tenere a posto i sentieri, le palestre di roccia, creare le spiagge in ordine, cioè trovare tutta quell'accoglienza diffusa che l'ospite vuole avere. Questo, se non ci pensa un'azienda di promozione turistica, come la vecchia azienda autonoma di soggiorno, purtroppo non è che può pensarci solo il comune, lo sappiamo. E quindi lì, a mio avviso, vanno concentrati gli sforzi e le risorse. Mentre i servizi, appunto, e gli eventi, a mio avviso, andrebbero lasciati ai privati, che lasciando loro una parte anche di guadagno, perché non bisogna essere invidiosi se c'è qualche privato che guadagna un qualche cosina in più, però mette assieme un evento dove porta migliaia di turisti. Ecco, quindi
Direi che bisognerebbe un po' vederla un po' così, dividere un po' dagli eventi al prodotto turistico. Personalmente mi concentrerei sul prodotto turistico. Detto questo, ripeto, si è lavorato bene, abbiamo degli ottimi risultati, siamo leader in Europa per tanti settori, la vela, il bike, l'arrampicata, non possiamo lamentarci più di tanto, però insomma, si può sempre lavorare nel migliorarsi come è giusto appunto fare. Grazie, grazie Silvio Rigatti, e chiudiamo questa prima tornata di domande passando a Sara Bombardelli, che ovviamente fa parte di Autonomia Dinamica, libero professionista, esperta di grandi volumi. Poi magari quando sarà serata d'arco lì sarà la tua serata sui grandi volumi di arco. Qui arriva adesso di grandi volumi, ce ne sono un po', ci sarebbe, c'è da dire. C'è qualcosa da dire anche su questo. Ma il turismo e l'investimento del turismo, come possono diventare il volano per la città, insomma, con quelle benefiche ricadute non solo sull'edilizia, ad esempio, che è uno dei temi che è stato toccato prima e che in questo momento sta vivendo un po' di difficoltà l'edilizia? Sì, allora intanto mi collego a quanto detto da Mauro e io approvo quello che dice sempre lui, che bisogna fare delle riforme di mercato peso autonomista, no? Perché ho preparato anche una slide, io l'ho chiamata il cerchio della vita, l'economia del turismo. Se ci fossero delle riforme che inducono il settore turistico, gli alberghi e quant'altro a fare un investimento migliorativo, noi avremmo una maggiore soddisfazione del cliente, e in ferie ci siamo stati tutti, no? E quindi si tende sempre a spendere anche più di quanto in realtà non si faccia a casa propria, e quindi un cliente più felice è un cliente che spende di più, e questo ha una ricaduta sugli esercenti, su tutto quello che è il resto della cittadinanza, non solo sull'albergatore o sul ristoratore. Se i miglioramenti a livello turistico vengono fatti con imprese, magari imprese locali, questo si ripercuote ancora una volta sul fatto che anche il settore dell'edilizia, dell'arredamento, scusa, di tutti Sara, quelli, figurati, esigenze televisive, di tutto quello che sta intorno a quanto viene migliorato, ricadrà ancora una volta sempre sul nostro territorio, esattamente come diceva Fia per l'agricoltura, questo probabilmente vale per l'edilizia ma per tutti gli altri settori. La marcia in più nostra cos'è? È che una persona che lavora a Milano o a Verona, per fare del turismo, che noi in realtà non lo chiamiamo turismo, noi ci viviamo, però quanti di noi non sono andati in un centro benessere di un albergo? Quanti di noi non vanno a sciare? Quanti di noi? E se è un cerchio, quindi alla fine l'investimento va sul turista esterno, però si ripercuote alla fine di nuovo sulla cittadinanza, che alla fine, volente o nolente, esce di più a cena, compra una maglia in più, compra una borsa in più, tutti più contenti, tutti spendono di più. Purtroppo per fortuna, questa è una macchina che così funziona, e noi, lo ripeto, abbiamo il vantaggio che per fare i turisti non serve che andiamo da nessuna parte, in nessun periodo dell'anno, perché d'estate abbiamo il lago, d'inverno abbiamo le montagne, volendo potremmo fare turisti a casa nostra. Ma infatti io non vado mai in ferie, quando mi dicono non vai in ferie, no, io vivo su Garda Trentino, quindi non ho bisogno di andare in ferie. Quindi è vero, comunque, non ci pensiamo mai, e noi lo diamo per scontato. Io per ragioni lavorative e anche personali vado spesso fuori dalla nostra regione, e è una cosa che tutti dovrebbero fare in periodi, cioè non andare a Rimini nel periodo in cui è il periodo di punta, ma provare ad andarci quando non c'è nessuno. A dicembre magari. A dicembre, o magari andare in una grande città come Milano al lunedì mattina. Vai a Riva e 8 persone su 10 hanno comunque il sorriso. Vai a Milano, se ne trovi una vuol dire che puoi andare pure a giocare al Superenalotto, quindi
Perché, perché l'ambiente qui che viviamo, grazie a Dio, insomma, ovviamente siamo certo, è un piccolo basta andare paradiso. Un attimo sul lungolago, lì dalle parti del Palavela, come dicevamo prima, e girarsi, non guardare il Palavela magari, Presidente Pellegrini, ecco, e il lago subito ti... non era una cattiveria questa. Se mi permetti Claudio, sarebbe anche interessante capire dai relatori stasera, per esempio, la recensione negativa che fanno i turisti in quelle strutture che evidentemente sono carenti e sono indietro rispetto a altre. Io credo che una recensione negativa danneggi anche chi invece le ha positive, perché anche questo bisogna parlare, secondo me. No? Beh, le recensioni... Ecco perché occorrerebbe fare queste riforme di incentivare una maggiore ristrutturazione, per avere una qualità maggiore della nostra qualità. Era la domanda che avevo scritta qui, onorevole. Senza togliere, senza togliere, Claudio, che ovviamente... Anche il ristoratore, se ha un ritorno per il fatto che ha più giro, poi può ristrutturare il negozio e quindi alla fine è un cane che si morde la coda. Affronteremo il problema col presidente dei ristoratori magari nella prossima serata sulle lungaggini burocratiche. Mi dicevano che all'estero, basta andare qui in Austria, uno arriva, va in comune e mette lì 30 euro e dice devo aprire un ristorante, bene, ed è tutto... onorevole, è la politica, è la burocrazia, è la politica che deve sbloccare, la burocrazia che deve snellirsi. Scusa Claudio, ti interrompo un secondo. Il tedesco non è l'italiano però, no? Questo siamo tutti d'accordo. Ok, quindi l'italiano o tu lo obblighi a seguire certe regole oppure non le segue. Allora è un vizio di noi italiani. Non è che è un vizio, è che se tu dici a un esercente, a un ristoratore o anche a uno che si fa a casa sua, tu devi rendere adattabile un edificio, un appartamento, perché non si sa mai, questo ti ride in faccia. Poi gli capita che deve andare su una sedia a rotelle perché c'è una gamba rotta e dice, li mortacci se facevo le porte da 80 invece che da 75. In Germania questo non accade, ti portano una pratica, quella è, e la guardano, ma perché sono più educati su questa questione. L'italico vizio di svicolare, se possibile? Questo io non lo so, non sta a me dirlo, però ci sono delle norme e non tutte sono fatte a caso. Sta, no? Di fatto che comunque la burocrazia è uno la degli scalini contro i quali ci sbattono il naso tanti che ma devono non sono aprire le non solo negozi o esercizi pubblici, sì, bar, ristoranti. Ma non sono le regole da seguire, come dici tu, la cella deve andare lì o questo deve andare là. Il problema è che non siamo ancora abituati a fare un progetto che sia già pronto, ok? Quindi... Bella questa. Ma stravolgiamo la scaletta. Appunto, Presidente Pellegrini... Io concordo questa cosa, insomma, la burocrazia, le lungaggini e via dicendo. E come concordo con tutti gli interventi stati fatti, insomma, bisogna fare eventi, ci vuole formazione, ma questa ci vuole in campo turistico come ci vuole in agricoltura, ci vuole in ogni settore della nostra attività. Però la domanda che io mi pongo, che non sono in grado di rispondere, ma chi ne sa più di me deve porsi e a questa deve tentare di rispondere, è il turismo che abbiamo a Riva del Garda e che abbiamo nell'Alto Garda oggi, può essere la stessa cosa fra 15 anni? Se fossi un pittore, no? E dovessi dipingere il turismo dell'Alto Garda del prossimo decennio, come lo dipingerei? E soprattutto, come lo dipingerei in rapporto all'ambiente? Faccio subito due esempi. E l'ambiente naturale è una delle ricchezze del nostro turismo, su questo penso che nessuno possa... Il tutelarlo è il minimo. È fondamentale, è il minimo. E nel dopoguerra tutte le stazioni turistiche che obiettivo si erano poste, costruiamo alberghi, li costruiamo il più vicino al mare, costruiamo... Oggi questa logica è superata, insomma, soltanto nei paesi che si stanno adesso avvicinando alla cultura imprenditoriale occidentale, penso ai paesi dell'est, usano questi meccanismi, ma sono indietro di 10 anni. Allora io mi chiedo a volte, ma questa Riva del Garda e questo Alto Garda, che è stupendo di per sé, perché il buon Dio per i credenti e la Padre Natura per i laici come me, queste bellezze ci hanno dato, questo ambiente... Di che interventi di carattere strategico ha bisogno per poter suscitare emozioni? Faccio due esempi che scateneranno qualcuno. Ad esempio, io entro a Riva del Garda. Entro a Riva del Garda. Le entrate di Riva del Garda sono il peggio di Riva del Garda. Entro a Riva del Garda e mi trovo sulla sinistra, qui siamo noi, uno di quei più grandi e importanti hotel di questo territorio.
poi mi scappa l'occhio e guardo a destra. Non negli anni 50, ma due anni fa noi abbiamo costruito lì un centro commerciale, roba da periferia di Varsavia, in cui il primo che arriva vede esposte le mutandine nel centro che vende mutandine al primo piano. Ma questo significa avere lungimiranza dal punto di vista della strategia in campo turistico? Allora, non è questa lungimiranza. Noi, la qualità di questa stazione turistica si misura anche su queste cose. Questa probabilmente è la lungimiranza di quegli imprenditori che evidentemente facendo il loro mestiere hanno ricavato facendo quel tipo di investimenti. Ma dal punto di vista della qualità del turismo, questa è una scelta sbagliata. Ma ne posso aggiungere un'altra? Vado 400 metri avanti e mi trovo di fronte ad un'area che chi guarda dice questi sono ruderi della Seconda Guerra Mondiale. Si va e il comune non interviene per acquistare. È un errore, ma non è una polemica di basso, è un errore strategico il non essere intervenuti a mettere mano a un'area che appunto, perché è vicina al lago, in posizione strategica, è appunto dal punto di vista turistico, di un turismo che guardi al domani, è strategica per la qualità del turismo stesso. Allora io comprendo che dobbiamo fare eventi. Io comprendo che dobbiamo avere più spazi fieristici, io comprendo che dobbiamo fare più formazione del personale, io comprendo che dobbiamo vendere i prodotti del territorio, ma o noi abbiamo due idee fondamentali su quello che deve essere il turismo dell'Alto Garda e di Riva del Garda, io direi del Garda Unito, e nei prossimi 15 anni, o altrimenti ogni intervento è intervento di piccolo cabotaggio, è miseria, ci incazziamo con il sindaco perché non ci dà il permesso e magari aveva ragione il sindaco a non darla, ci incazziamo con la burocrazia perché magari ci fa perdere un po' di tempo, ci incazziamo perché non c'è una buca che non è stata sanata oppure perché la riga la tiro a Pasqua, ma nessuno parla per queste due cose obbrobiose che sono state fatte, un centro commerciale all'entrata di Riva di fronte al più prestigioso hotel della nostra, del nostro territorio e più avanti dare in mano ai privati un territorio che è altrettanto strategico. Qui devono intervenire le istituzioni, ma qui se mi permettete deve intervenire col proprio peso anche la classe imprenditoriale, altrimenti ragioniamo e litighiamo su temi di piccolo cabotaggio. Io credo sia questo il salto di qualità che noi dobbiamo fare. Prego, accendi il microfono, che se io avevo una domanda, prego, comunque Francesca. Io sono d'accordo con te, dal mio punto di vista, però fin tanto che la politica rimane estranea a tutto e continua ad andare avanti sulle sue rotte, secondo me manca la comunicazione. Il tuo pensiero è bellissimo e perfetto, ti hanno mai detto di poter interagire? Sei mai riuscito a entrare in quelle che sono le... i vari ordini della politica, non solo di Riva, di Arco, in modo tale da poter interagire con il discorso centro commerciale, con il discorso area ex Catoi? C'è un'area ex Catoi che adesso magari si avrà anche voglia di parlare con chi l'ha presa in consegna. Il comune, per motivi suoi, fa fatica e probabilmente non ne ha voglia di parlare. Ci sta provando la Confcommercio, ma non è comunque facile. Cioè a me sembra che il nostro territorio sia fatto di reparti stagni e difficilmente si riesca a interagire. Cioè qualcuno è riuscito a metterci becco in quel centro commerciale? Qualcuno è riuscito a dire secondo me non è propriamente giusto metterlo lì o la politica ha fatto una scelta ed è andata avanti come un bulldozer? Io ci sono dentro da poco e questo vorrei sapere. Perché per una semplice stupidata come Viale Dante... Capisco Viale San Francesco che ha tolto parcheggi, è in ristrutturazione e ha i suoi tempi, ma che un assessore mi venga a dire che Viale Dante deve essere stato fatto perché oramai si era deciso col 10 di aprile, si poteva anche chiedere in Confcommercio, ma il 10 di aprile vi è comodo, vi è più comodo il 20? Cioè sono spariti i parcheggi nel periodo di Pasqua, oltre a presentare un biglietto da visita di Riva del Garda Centro. Ti giuro, passi per il Viale San Francesco perché è una cosa lunga. Ma Cristo Santo, quello di Viale Dante si poteva anche saltare, Però hai chiesto qualcosa? Hanno chiesto qualcosa? Hanno parlato con Fiere Congressi, hanno parlato con Confcommercio, hanno parlato con Garda Trentino? No, si sono andati avanti con la cosa e l'unica giustificazione sono questi articoli veramente, secondo me, che non hanno senso, che ti ritrovi e un Lunelli che dice che alcuni negozi di Riva vengono ad Arco, l'assessore che dice no, ci sono stati aperti 37 negozi, credo bene, si è aperto il centro commerciale,
Sì, non è che ho sentito l'imprenditoria locale, quella più avveduta e quella meno avveduta, gridare molto perché l'escato è andata in mano privato e perché è stato costituito questo centro commerciale. Sì, ho capito, però non ho visto una città in ribellione, nemmeno dentro il mondo turistico, contro ste robe, perché la logica del lasciare le acque ferme, di non buttare il cuore oltre l'ostacolo e di salvarsi tutta la faccia, credete a me, attraverso la politica, attraverso l'imprenditoria, attraverso la società civile. Ma è un peccato, mica un'età che sia chi il centro commerciale o che sia, mi vivo lo stesso, ma non è questo il problema. La domanda che io facevo, ma è questo il futuro del turismo dell'Alto Garda? È quello di un certo commerciale che non fanno né più né meno nella periferia di Varsavia? Ma è questo? Ma che senso ha? Ma non ha senso. Poi non mi si dica, meglio questo che quella i baracconi che era lì prima. Io dico, meglio i baracconi che c'era lì prima, meglio i baracconi, che metteva su un cartello ed era fatto così. Qui entrano le politiche dei comuni, perché noi, mentre per in privato l'immobile è un patrimonio, per l'ente pubblico non è detto che deve essere un immobile un patrimonio. Un vuoto per l'ente pubblico potrebbe essere un patrimonio, perché qualifica la città agli occhi dei residenti e agli occhi dei turisti. Volevo aggiungere un'altra, ma mi fermo. No, io volevo anche aggiungere che era stato invitato il sindaco di Riva del Garda, Alberto Mosaner, a questa serata, a questa tavola rotonda. No, ma poteva essere sicuramente un punto di riferimento col quale ho visto che ha acceso il microfono l'onorevole Ottobre. Questo dibattito mi interessa molto adesso. Adesso le domande sono andate, adesso andiamo a braccio. Anche perché quando parte Roberto Pellegrini, distinto, partirei anch'io perché proprio... Ecco che è per quello che è stato invitato lui. Vorrei vedere un Alto Garda eledro all'attacco, ma anche quando bisogna mettere le persone ai posti giusti, ai posti chiavi, con le lezioni sono fatte apposta per confermare o mandare a casa certa gente. Quell'assessore che io non nomino neanche perché mi ha attaccato 2 o 3 volte sulla stampa, io non riesco a rispondere a quell'assessore lì perché non è degno della mia risposta, perché gli darei molta importanza. Quello lì non può fare l'assessore, quello lì non so cosa potrebbe fare, difatti fa una cosa che non dico neanche che fosse meglio. Ma al di là di questo, però Roberto, cattoi o non cattoi, giustamente la sollevazione popolare non c'è stata. Ma adesso viva Dio, ci sono dei privati. Li vogliamo ascoltare questi privati o no? Perché allora il pubblico ha fatto come Ponzio Pilato, i privati hanno fatto un investimento. Il pubblico deve dettare le regole, il privato deve fare, punto. E gli strumenti ce li ha il pubblico per sapere cosa fare e cosa non fare. Perché anche lì, come dici te, quando vengono quei turisti, sono anni che vedono quella specie di, cos'è, Alcatraz, cos'è? Di era una fabbrica di... eccetera, però non funziona di così. Seramente. Guardate che anche nel voto, questo territorio potrebbe essere il numero uno a livello provinciale, potrebbe eleggere 8-9 consiglieri, e su 35 consiglieri provinciali comanderebbero loro un bilancio, per esempio, di 5 miliardi di euro, quando si vota... Si vota tutto, se voi vedete il bilancio provinciale, ma bisogna avere tempo e dedicare per guardare, voi vedete la forza rappresentativa dei territori. Vi faccio un piccolo esempio, tu parlavi prima 40 minuti per arrivare, no? Arco Riva o... Arriva a Torbole. C'è un assessore provinciale che ha scritto una tabella che noi ci impieghiamo 29 minuti da Arco per arrivare all'ospedale di Rovereto. Ci impieghiamo 31 minuti, questo hanno detto a Roma. Cles gli hanno concesso 2 minuti in più per arrivare a Trento e hanno tenuto aperto un punto nascita. Nessuno ha detto niente su questi 29 minuti. Dopo possiamo essere favorevoli o contrari alla chiusura del punto nascita, ma io contesto questo il fatto. Perché la nostra viabilità non è così. E i nostri, li vediamo i danni che abbiamo dei turisti che vengono, ne avranno anche 2 o 3 maroni di fare 2 o 3 ore di coda quando fanno prima arrivare, voglio dire, dalla Svizzera che poi si fermano. Insomma, perché abbiamo il lago e questo allora, che ci salva, credo, non so. E perché noi accettiamo supinamente? Perché noi non votiamo i nostri rappresentanti? Non siamo in grado di fare classe dirigente? Ora parliamone. Non siamo in grado, non abbiamo le intelligenze? Parliamone. Ma viva Dio, quanti anni è che non abbiamo un assessore di riferimento? Provinciale della nostra zona, e noi dovremmo pretendere un assessore provinciale con qualità al turismo, per esempio, perché parliamoci chiaro, qua a sinistra e a destra non c'è più niente, ma quando qualcuno parla di turismo qua si ricorda ancora Mario Malossini,
perché ha fatto comunque in quegli anni là delle cose lungimiranti e ha lasciato il segno. Noi non possiamo pensare che noi questo territorio ci considerano come due di picche, quando in termini di PIL siamo i numeri uno. La Caterina da Val di Non, ma guardate che non funziona mica così Val di Non. Se Val di Non chiede qualcosa, o gliela danno o gliela danno. Non c'è che non gliela danno. Clis, adesso, 50 milioni di circolazione, e ha fatto tutte le scuole nuove, il polo protezione civile nuovo. Siamo indietro anni non rispetto alla Val di Non. Ma perché allora? Perché sono compatti nel voto, non contiamo niente. Loro, voglio dire. Non conta niente il Garda Trentino? Io non posso pensare che il nostro territorio, con le fabbriche che abbiamo, col turismo, eccetera, eccetera, non sia in grado di creare classe dirigente importante da mandare a Trento per fare di quelle riforme. Il tunnel non ce l'abbiamo solamente perché non c'è l'assessore di riferimento. Punto. Perché se era un assessore di riferimento in un altro territorio, il tunnel c'era. Penso alle gallerie di Martignano, penso a tutte le cose che è stato fatto, per esempio, si fanno Grisenti per non fare nome e cognome. Non c'erano tutte le cose che hanno fatto. Mezzo Lombardo, la galleria, eccetera. Ma se ci hanno tolto 16 milioni di euro, non si è accorto nessuno che l'ospedale di Arco, il quarto lotto C, non è finito. Voi sapete che il quarto lotto C non è mai stato fatto? E sapete che non è mai stato fatto il quarto lotto C? Sapete perché? Perché hanno demolito l'ospedale in Mezzo Lombardo e l'hanno dovuto rifare. Perché per Mezzo Lombardo arrivare a Trento è come andare da Trento a Houston. E noi cosa abbiamo detto? Niente. Vedi Roberto? Nessuno dice niente. O nel MAT di ottobre, che ogni tanto alza la testa, dice, ma cosa succede qua? No. Ma non è possibile. Eppure in spendere le vie l'abbiamo fatto, abbiamo chiuso due ospedali noi ragazzi. Riva, Le Palme, all'Arco. Voglio dire, e siamo sempre così. La galleria. Ma ci hanno preso in giro. Iniziano i lavori. Con cosa? In fondo con la rotatoria di Abrione. Ma cos'è? La ciliegina sulla torta? Ma cos'è? Ma stiamo parlando di viabilità? Iniziamo dalla rotatoria. Prima farei la galleria, dopo farei, no? No, iniziamo dalla rotatoria. Allora io non lo so. Guarda che io ho fatto 4 anni consiglio provinciale, la Caterina lo sa. Io non votavo il bilancio, dell'AI lo sapeva, per l'allora governatore, se non c'erano almeno 250 milioni di euro per il tunnel. Adesso ce ne sono 90, mi sembra. E fanno un tunnel. Voglio dire, e se lo fanno. Sì, perché e quando lo faceva la 22, ha detto facciamo pubblico e privato la 22, io ho parlato col direttore, c'era l'interesse, lo volevano fare. C'erano i pilastri. Perché avrebbero preso tutta la manutenzione fino ad arrivare al limone. Certo. Della 40 anni fa la 22 era una garanzia, poteva farlo, no? Ma non a pagamento. Lo facevano perché la provincia stanziava poi tutti i costi della manutenzione, eccetera. Quindi noi siamo una popolazione che non alza la testa. Io credo che stasera abbiamo iniziato, quindi qualcuno non ha più paura di parlare, dire le cose come stanno. Dopo, credo di no, perfino Francesco Lorenzi. Credo che sia un inizio importante di arrivare. Un esempio che mi ha fatto venire in mente, volevano cambiare l'attacco a Clis. Beh, io Rossi l'ho chiamato in aula, l'ho chiodato lì, e no, se cambia l'attacco a Clis, ci vuole anche Arco, perché Arco è quella più vecchia di tutte le cose. Ma non abbiamo i soldi li trovi, e l'attacco è stata cambiata. Però una fatica enorme a essere responsabile di un territorio importante come il nostro. Ecco, evidentemente è questa la questione. Ecco che allora dobbiamo pensare che o abbiamo la pancia piena, allora questo silenzio è capibile. Può darsi, posso capire. Che sia così. Però guardate che non funziona così. Funziona che l'economia va accompagnata. E prima lo diceva il direttore del Dulac, 2 anni fa ragionavano in un modo che adesso è cambiato. E noi abbiamo la politica che è ferma, purtroppo. Non sta dietro a questi vostri tempi. Eppure noi avremo gli strumenti con la nostra autonomia, essere autonomi, di elaborare nuove strategie, nuovi strumenti, nuove cose da trarre, trazione, eccetera. Per esempio anche la promozione. Io avevo detto a Rossi, perché non nomini un assessore, tra virgolette, degli esteri? Ma perché è venuta a mettere questa idea? Perché voi vi ricordate che, concludo, i primi mesi che non c'era governo giù a Roma, e cosa ho fatto io da Trentino? Ho iniziato, vado a incontrare l'ambasciatore, tutti gli ambasciatori che cresco, no? L'Arabia Saudita, contratto con il Marocco, contratto insomma d'America, tutti quanti ho contratto. Non sapevo cosa fare, andavo a presentare, cosa portavo? L'olio, giustamente il direttore mi faceva lo sconto, perché poi mi sono rovinato, perché tutti gli anni mi invitano per fare gli auguri, devo portargli l'olio, quindi continuo a portare l'olio. Ormai ci ha fatto la bocca, è buono, e quindi paga. No, per esempio l'ambasciatore dell'Arabia Saudita mi ha detto, appena ho iniziato, noi conosciamo Venezia, Roma, Milano, Trento, mai sentita. E questa è una cosa importantissima, gli arabi. So che vengono
vostri clienti, eccetera. Dubai, eccetera. Allora, cosa stiamo parlando qua? La promozione non è solo locale, deve essere fuori. E se poi arriva la Pasqua e concentriamo tutto sulla Pasqua, anche il mondiale di motocross, voglio dire, lo sapevo, tutto quel giorno lì, quindi chiudiamo le strade, quindi no, non è così che funziona la promozione, secondo me. La promozione si fa fuori dal Trentino, più che in casa nostra, si fa fuori, se vogliamo attrarre, eccetera, secondo me. Dopodiché io credo che non c'è il coraggio di fare quelle riforme che sono solo spot, piccole cose, ma sì, gli hanno abbassato l'IMU degli hotel, quelle cose lì, ma sono cose di piccolo cabotaggio, come diceva prima Roberto. Non aiuta mica a tirarli via 5, 7, 8 mila euro all'imprenditore, insomma. Io quei soldi lì, insomma, aiutano più le riforme di cercare un nuovo mercato, di portare qua nuove strategie, diceva prima Rigatti, di fare rete anche con società importanti, automobilistiche, portare qua l'eccellenza. Ma sei stato capace di mandare fuori dalle balle il Bayer, che ci credeva un indotto locale di 50 milioni di euro? Devo dire, è una cosa vergognosa, insomma, io non lo so, e nessuno dice niente. Non c'è più Bayer, nessuno dice niente. Tutti in silenzio.